Potenza e Manfrini ottengono il primo punto in campionato, partono bene i padroni di casa che al quarto minuto trovano il gol. De Stefano trova il fondo sulla destra, mette al centro dell'area per 5 che appoggia Catalano in fila nell'angolo basso della destra di De Gennaro. Nel finale del primo tempo i rossoblù hanno la possibilità di raddoppiare. De Stefano serve Navas che arriva sul fondo, posto al centro sul quale Pizzutelli tenta il tiro di mezza rovesciata ma non trova la porta. Al 54esimo della ripresa Vergori si fa espellere rosso diretto per un colpo a De Stefano segnalato dal guardaline dell'arbitro. I Sipontini, nonostante l'inferiorità numerica, credono al pari e al 63esimo De Rita ci prova da 30 metri. Il tiro lento che il portiere pensa che sia fuori lo specchio della porta però finisce in rete. È l'1-1 e poco dopo De Stefano manda in porta 5 che nell'area piccola tira incredibilmente fuori. Finisce 1-1 a Potenza, nell'ultimo quarto d'ora le squadre fanno accademia senza più infierire e ora mercoledì il Manfredonia ospiterà al Miramare il Marcianise.